Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Andiamo a Sderot, uno dei paesi più vicini alla striscia di Gaza, diventato ormai un paese fantasma. Non so dire quanti siamo rimasti a vivere a Sderot, ma all'incirca siamo 3.000 persone. Andiamo e veniamo. Sono molto arrabbiata con Hamas, ma dispiaciuta per i civili. Io andavo spesso a Gaza, è attaccata a Sderot. Ma io adesso non mi sento bene a sapere che bombardano. Ci sono i civili lì, non lo meritano. But I'm broken too and spoken for. C'è una Sderot che nonostante gli attacchi rimane pacata, c'è un Israele che scende in piazza per gli ostaggi e poi c'è quella che mostra l'orrore per non dimenticare. Io non decido cosa mostrare, io sono quella che identifica questi corpi, ma bisogna far capire che quello che è accaduto non è invenzione, non ci stiamo inventando nulla, le persone devono capire quello che è successo e per me è ancora difficile spiegare quello che ho visto. E poi c'è quella parte di Israele arrabbiata che non riesce a perdonare, come Norina Nakum, venuta dall'Italia per vivere in Israele. Ma siamo in questa guerra perché? Per la sopravvivenza, perché siamo ebrei, perché siamo quella minoranza che siamo ebrei. Si sono entrati dentro casa. Non è che stiamo parlando di militare. E noi governo, perché il governo nostro ha sbagliato a non mettere più sicurezza. Ci abbiamo degli assassini di fronte, non metti sicurezza. Non ci hai protetto i nostri ragazzi, non ci hai protetto i nostri figli, non ce li hai protetti. Li hai macellati in questa maniera. Ho chiesto anche adesso nel palazzo di non avere persone che puliscono arabe. Abbiamo trovato dei russi, abbiamo trovato dei filippini. Abbiamo... Sì, che non ci siano arabi che puliscono qui perché abbiamo paura. Non è giusto che io devo avere paura per come esco di casa, devo avere paura se i miei nipoti stanno dentro un asilo. Un asilo. Non esiste, non è giusto. Manuela, parto.